Buongiorno, buongiorno, come va? Come va? Tutto bene? Spero di sì. Continuo questa pausa delle nazionali con spunti, riflessioni, allarmi, analisi, ma anche qualcosa di molto molto bello che adesso tra poco vi mostrerò, che a me riempie gli occhi e mi gasa ulteriormente. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al nostro canale, qui sulla bandierina rossonera, siamo 27.900. E arriviamo, dai, spero per gennaio a 30.000, credo di sì, ne sono convinto. Dai, così festeggiamo insieme il primo anno di vita di Milan Hello con la nostra community sempre più ricca. E poi mi piacerebbe, quando tutto sarà superato, magari creare qualche momento di incontro tra tutti noi, magari più momenti, visto che siete tantissimi. Lasciate il like se siete d'accordo su questa possibilità, ma veniamo appunto al video che avete visto. Il titolo è fantastico perché vi farò vedere qualcosa che, ripeto, a me è piaciuto molto 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 e mi dà ulteriore carica rispetto a quello che vi mostrerò. Partiamo però dalle note un po' più negative. Ieri la prestazione di Tonali con la maglia azzurra, un tempo non esaltante, neanche così negativo. Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tutto Sport gli hanno dato in pagella 5,5. È più o meno anche il mio voto. È apparso ancora un po' timido, un po' impreciso, e purtroppo io mi aspettavo che in un altro contesto, nel quale lui comunque un po' più abituato, nonostante sia molto giovane, abbia 20 anni, dobbiamo ricordarlo, 20 anni, sottolineo 20 anni, in quel contesto lui comunque non è riuscito a distinguersi positivamente, nonostante l'avversario fosse decisamente abbordabile. Sono preoccupato? No. Non sono preoccupato, sono sicuro che uscirà Tonali. Ricordo sempre come giudicavamo male un anno fa Bennacer di questi tempi, e poi con il tempo è migliorato molto e oggi sappiamo che tipo di giocatore è. Lo stesso sono sicuro sarà per Tonali e quindi rimaniamo con i piedi per terra. Faccio un altro paragone di casa Milan con caratteristiche diverse, addirittura aveva un'esperienza molto più importante. Crespo col Milan arriva e prima di segnare ci vuole più o meno di questi tempi, aveva fatto il suo primo gol, poi inizia a segnare con continuità. E quindi c'è l'ambientamento, maggior ragione quando hai 20 anni, maggior ragione quando arrivi dal Brescia a una realtà importante come il Milan, a maggior ragione quando hai concorrenza importante che si conosce bene, consolidata come che sia Bennacer. Quindi Sandro Tonali personalmente non sono preoccupato e continuo ad essere molto fiducioso, non speranzoso. Perché la speranza è un po' aleatoria, significa aver perso forse qualche possibilità. Sono fiducioso che è diverso. A proposito di nazionali, ci sono una serie di osservazioni da fare, di allarmi, perché nel Belgio positivo Kaminski, un compagno di Salemakers. Però personalmente siamo abbastanza tranquilli perché Salemakers è stato soltanto po poche ore nel ritiro della nazionale, ha fatto prevalentemente esami e quindi poi è tornato a Milanello, sta proseguendo nel suo lavoro di recupero per puntare la partita con il Napoli importantissima al rientro, e quindi non dovrebbero esserci problemi. Nella Danimarca del principe azzurro Simon Kjær positivo Skov e quindi c'è sicuramente un po' di apprensione in questo senso. Potrebbe esserci poi un isolamento un po' per tutti, e poi per completare la carrellata, ieri è successo un episodio strano in Turchia, Croazia 3-3, dove ha giocato Kabak. La sua difesa ha preso 3 gol, però vabbè, sono partite che lasciano il tempo che trovano, secondo me. Kabak è il primo obiettivo, come vi dicevo, del mercato del Milan per la difesa. È successo qualcosa di strano perché sono arrivati i risultati dei tamponi all'intervallo e è risultato Vida, difensore croato positivo, quindi era in campo, gli hanno detto no, devi uscire all'intervallo, pensate. E ho visto oggi molti titoli su paura, contagio per questo e quell'altro, Brozovic, eccetera, eccetera, ma anche per Calhanoglu. Va detto che però Calhanoglu non ha giocato, è stato in panchina tutta la partita e quindi un contatto diretto con Vida non lo ha avuto. Vida che però marcava Tosun, l'attaccante della Turchia, e nei prossimi giorni, salvo che poi ci sarà il sciogliete le righe, non credo, Tosun sarà a contatto con Calhanoglu, Tosun e anche gli altri che hanno giocato.
E quindi ci potrebbe essere una paura indiretta, non di un contagio diretto perché, ripeto, vide ce l'hanno, non hanno avuto contatti, ma indiretto con i compagni che sono stati a contatto con il giocatore che è stato marcato. Secondo me sarebbe magari il caso di dire isoliamoci tutti, così non rischiamo nulla da questo punto di vista. Poi arriviamo a quello che secondo me è fantastico. Ieri ci doveva essere in programma Norvegia-Israele, è stata annullata la partita perché è stato riscontrato un positivo tra le file israeliane. Norvegia, in cui c'è il nostro Jens Petter Hauge, il vichingo rossonero, che quindi non è sceso in campo e ha fatto in allenamento qualcosa di fantastico. Ve lo faccio vedere subito perché a me ha dato ulteriore convinzione su questo giocatore. È vero che in allenamento magari si prova un po' di più la giocata rispetto al campo, alla partita, però insomma ti fa capire questo che vi sto per mostrare come il ragazzo abbia un valore davvero molto importante, abbia una qualità, una tecnica straordinaria. Guardate che cosa ha fatto nell'allenamento con la sua nazionale e oltretutto è la sua seconda convocazione. E quindi, se tu hai la personalità per fare quello che hai fatto in allenamento, con il rischio di buttare la palla altissima alla tua seconda convocazione, il fatto che lui giochi poco nel Milan non può essere sicuramente un problema di personalità. Anzi, ha fatto più allenamenti con il Milan rispetto alla nazionale norvegese maggiore, perché prima era con l'Under 21. Guardate che cosa è stato capace di fare il nostro vichingo rossonero. Guardate. Io continuo a rivedermelo e continuo a mangiarmi un po' le mani perché l'avevo visto pochissimo. Avete visto che qualità, ragazzi? Questa è una giocata che in allenamento si può provare, ma che ti fa capire che tu al pallone dai davvero del tu e hai un piede educatissimo, come dicono quelli bravi. Non capisco perché nel Milan abbia giocato 22 minuti in campionato, 22 minuti in Europa League, segnando anche un gol. Ha giocato un tempo, un misero tempo di gioco, quando uno come Castillejo ha giocato 10 volte tanto, oltre 400 minuti di gioco. E questo davvero lo avevo già in parte evidenziato, lo sottolineo a maggior ragione dopo aver visto questo bel gol. Oltretutto, io vi dico Castillejo perché secondo me lui può giocare anche a destra. Lui è perfetto a sinistra. Faccio presente che però il gol con la sua ex squadra al Milan, a Donnarumma, lo fa sul centrodestra. Quindi piuttosto che avere Castillejo che ha giocato spesso male, sarebbe stato il caso di vederlo un po' più spesso con la maglia del Milan. Non capisco perché, tra l'altro lui è arrivato e già sapeva abbastanza bene l'italiano, capisce già bene la lingua, è uno che abbiamo visto ha personalità comunque, che quando è entrato in campo non mi è sembrato un oggetto, un corpo estraneo, ma è entrato tutto sommato bene, nonostante poi entri e fai 10 minuti. Cioè, quello che entra e fa 10 minuti, come fa a distinguersi positivamente? Cioè, nonostante lui ha fatto un gol. E quello che ha fatto ieri ve lo faccio rivedere perché secondo me è straordinario, ve lo faccio vedere al termine di questo video, magari un po' a rallenti. È una giocata che riempie gli occhi, obiettivamente. È fantastico quel gol fatto in allenamento e speriamo di vederlo un po' più spesso anche al Milan, anche se adesso con il rientro di Rebic a sinistra tra Rebic e Leao ci sarà poco spazio, però proviamo a vederlo un po' a destra. Questo è il mio appello che faccio pubblicamente a Pioli, perché a destra rispetto a Castillejo, magari come alternativa a Saelemaekers si possono alternare, secondo me può trovare la sua collocazione ideale. Ripeto, a Donnarumma segna dal centrodestra, quindi è uno che tutto sommato è duttile. Questo riassunto di questa mattinata, vi ricordo di andare a vedere anche il video denuncia, il video sfogo di Leonardo Martinelli su quello che è successo fino oggi in campionato. Il titolo è Attenti, siamo scomodi, ve lo linko al termine di questo video, ma vi ricordo di iscrivervi qui sulla bandierina rossonera. Andiamo verso i 30.000. Forza Milan e forza Milanello, buona giornata.